noi siamo infinito. Noi siamo infinito. Noi siamo infinito. Noi siamo Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Amici di Avellino TV, bentrovati al primo appuntamento con Be Inside. Trasmissione, ci occuperemo, analizzeremo quanto avvenuto nell'ultimo turno di campionato, presenteremo ciò che invece avverrà nel prossimo fine settimana, controlleremo lo stato di salute delle 22 partecipanti al torneo cadetto. Lo faremo attraverso filmati, interventi degli addetti ai lavori, controlleremo appunto cosa accade nelle altre piazze del torneo cadetto. Al mio fianco vi presento il giornalista Alfonso Marrazzo. Buonasera, grazie per l'invito. Allora andiamo subito a verificare quanto avvenuto nell'ultimo turno di campionato, l'ottava giornata della Serie B, con la grafica dei risultati. Novara-Ascoli 1-0 e Cittadella-Frosinone 2-3 hanno aperto l'ottavo turno con le gare in programma sabato scorso, poi invece tutte le altre andate in scena domenica, con Verona-Brescia terminata 2-2, Bari-Entella 1-1, Latina-Trapani 2-0, la sconfitta dell'Avellino a Perugia 3-0, la vittoria della SPAL in casa del Pisa per 1-0, stesso risultato nella vittoria della Provercelli sulla Ternana e del Carpi sul campo del prossimo avversario dell'Avellino, vale a dire lo Spezia di Mimmo Di Carlo, pareggio tra Vicenza e Cesena 0-0 e 2-1 Salernitana a Benevento, il derby ad appannaggio dei Granata di Sannino. Andiamo a vedere anche la classifica dopo 8 giornate di campionato, con la capolista Cittadella a 18 punti, seguito dal Verona 17, poi in zona playoff il Benevento 14 punti, a un punto di penalizzazione, Carpi e Spezia a 13, Virtus Entella, Perugia, Pisa a 12 e poi Brescia, SPAL, Frosinone ad 11. Nella parte destra della classifica c'è il Bari a 10, c'è la Salernitana in condominio con la Provercelli a 9 punti, Cesena, Latina e Novara ad 8, poi in zona play-out Ascoli, Ternana a 7 punti, l'Avellino in compagnia del Vicenza a 6 punti, ultimo fanalino di coda, il Trapani con 5 punti. Allora, iniziamo ad analizzare, Alfonso, quanto accaduto tra sabato e domenica. Abbiamo visto il Cittadella al primo posto in classifica, un primo posto a sorpresa, 5 vittorie di fila, poi un paio di passi falsi interni, oltre a quello con il Frosinone, un altro passo falso abbastanza pesante, un altro 3-0 incassato dal Brescia. Al di là delle due sconfitte interne, il Cittadella, anche considerato quanto è accaduto negli ultimi due campionati con Carpi e Frosinone, con il Crotone, può seguire le orme delle altre tre formazioni che a sorpresa hanno conquistato il pass per la Serie A?
Ma secondo me la squadra di Venturato non ha le carte in regola per ambire al salto di categoria, a meno che non continui e torni a vincere un altro paio di gare di fila. La squadra veneta può dire la sua, ma a mio avviso non ha un potenziale forte per ambire alla massima categoria nazionale, perché Crotone sì che era formato da giovani, però aveva tutti i calciatori provenienti dai settori giovanili importanti, vedi Ricci che poi ha fatto benissimo la passata stagione, Stojan motivatissimo, Budimir scoperto in Germania che ha fatto 17 reti, quindi calciatori comunque dal pedigree già importante. Io credo che la squadra padovana sia la sorpresa di questo inizio di campionato, ma non all'altezza di raggiungere la massima serie. Credo più nel Frosinone, appunto, che ha vinto nell'anticipo a Cittadella, perché la squadra di Marino sta pian piano risalendo la china dopo un inizio stentato e dopo la sconfitta in casa con il Perugia rimediata 2 settimane fa. Io credo che, appunto, i Granata del Cittadella sono, sì, come dicevo, la sorpresa, però per parlare di Serie A mi sembra abbastanza prematuro, perché ci sono squadre indietro come Spezia, Bari, che hanno qualcosina in più dei veneti. Abbiamo visto qui il gol del pareggio della Cittadella, sempre protagonista Litteri, che è partito davvero forte in questo primo scorcio di campionato, però la difesa, come dicevamo, subisce un po' troppi gol, soprattutto in casa. 6 reti Ne ha subite nelle subite ultime 6, partite, è un rigore qualche... sbagliato anche dal Brescia nello 0-3 Esatto. della sconfitta in casa. Io credo però che Litteri, giocatore che Toscano ha valorizzato a Terni quando ha vinto il campionato 2 anni, 3 anni fa in Lega Pro, e quindi un calciatore rinato, ripartito dal Cittadella anche in Lega Pro, ha stravinto Lega Pro a Cittadella e si sta ambientando anche in Serie B. Però, ripeto, a mio avviso, calciatori dal pedigree più formato che hanno vinto i campionati, tipo Ciofani a Frosinone, Budimir a Crotone, lo stesso Ricci, Stojan, o il Carpi aveva inglese che non si fermava mai, segnava ogni domenica, aveva Bakoku, calciatore che ha proiettato appunto la squadra di Castori in Serie A, calciatori che già in B hanno fatto la differenza. Lui si sta, Viteri, si sta ritagliando uno spazio importante che sta fornendo a Cittadella i punti necessari già per parlare di salvezza. 18 punti già conquistati nei primi 8 giornate sono davvero, davvero tanti. Ecco, invece il Frosinone, qualche battuta a vuoto in queste prime 8 giornate, però ha cambiato poco rispetto anche alla formazione che ha vinto il campionato di Lega Pro 3 stagioni fa. Ha cambiato poco, ancora Ciofani, ancora Dionisi, e questo è un po' il punto di partenza di ogni stagione dei ciociari, che poi piano piano, come probabilmente fatto anche 2 anni fa, vengono fuori con le loro qualità più importanti. Abbiamo visto il gol di Ciofani, abbiamo visto giocate importanti, perché qualitativamente la squadra di Marino è davvero ben messa. C'è Soddimo, Leali ancora che nella rosa del Frosinone, Kragl, se non sbaglio ancora, dalla Serie A è rimasto a giocare in Ciociaria. Credo che il Frosinone, dopo il passaggio avuto anche in casa con il Pisa in questo campionato che è 0-0, ha frenato la corsa dei laziali, anche la sconfitta, come dicevamo, al Perugia in casa di Carmine e Desi fruttarono un bel blitz per gli Umbri in quel del Matusa. Il Frosinone poi ha vinto a Cittadella e io personalmente ero convintissimo che la squadra di Marino vincesse a Padova, perché la qualità poi delle squadre di Marino vengono fuori alla distanza. Io ricordo il Vicenza di 2 anni fa, da quando vinse ad Avellino col gol di Cocco, fece 17 risultati utili di fila, lo portarono poi ai playoff finali. Vinse anche con l'Avellino la gara del Menti con un gol di Giacomelli nella gara di ritorno di Pasqua, di 2 anni fa, al quale ho assistito personalmente sugli spalti del Menti, e la squadra di Marino subiva pochissimo, perché il Vicenza vinceva sempre 1-0, 2-1, 2-0, subiva pochissime reti. Il Frosinone invece ne subisce di più, però a differenza di quello di Vicenza ne segna anche di più. Quindi, come la tesser, più segni, più prendi, però vince L'importante è le segnare sempre un partite. gol figlio degli Esatto. avversari. E allora E porti a casa il il risultato, eh. Frosinone ha fatto così contro il Cittadella, una vittoria importante. Il Cittadella si ferma, il Verona però non ne approfitta perché in casa è stato frenato dal Brescia 2-2 il risultato finale. Più che il Verona, io mi concentrerei sul Brescia perché all'inizio campionato la davano un po' tutte come una squadra che avrebbe dovuto soltanto pensare a salvarsi, una squadra che aveva avuto anche un po' di difficoltà, squadra giovane, affidata ad un tecnico giovane, certo già seduto sulla panchina del Milan, va a dire Christian Brocchi, però con pochi elementi
di esperienza. Invece il Brescia, 4 risultati utili di fila, ha frenato, ha fermato il Cittadella sul suo campo 3-0, dicevamo prima, ha fermato anche il Verona 2-2. Davvero una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Personalmente io sono uno dei tanti che dopo avendo Brescia non scommetteva un centesimo sul Brescia per le prossime gare. Invece poi sono stato smentito dal campo. Brescia che ha fermato il Bari, che ha pareggiato a Verona, ha vinto a Cittadella, si è tolto molte soddisfazioni in questo inizio di campionato, ha pareggiato ad Avellino. Poi non dimentichiamo che la squadra di Brocchi ha perso 6-1 con il Salò. Allora tutti i detti ai lavori credevano che questo Brescia era un flop, invece poi la squadra di Brocchi si sta rivelando forse la mina vacante di questo torneo. Poi ha un Caracciolo che a 36 anni continua a far gol, perché non può sognare questo Brescia, più a mio avviso del Cittadella, perché il Brescia annovera Morosini, il figlio di Bisoli, grande giocatore, certo. Ho visto ad Avellino e mi ha fatto una buonissima impressione. Colì c'è Minelli tra i pali, c'è Caracciolo, c'è Pinzi, ha qualità. Nonostante la rosa sia giovanissima, quella bresciana, hanno perso Antonio Caracciolo, è andato al Verona, quindi la squadra poteva temere demoralizzarsi dopo questa assenza. Invece ha trovato un Morosini già in ottica Inter, che sta facendo un campionato fantastico, e quindi io credo che la Salernitana Brescia avrà vita dura, però la squadra di Sannino può dire la sua, perché a mio avviso delle campane è forse la squadra col Benevento migliore, anzi più del Benevento secondo me la Salernitana. Quindi il Brescia troverà un ostacolo duro sabato a Rigamonti. Abbiamo parlato di Caracciolo, ha realizzato la rete dell'1-0, un altro calcio di munizione diverso da quello realizzato contro l'Avellino, eccolo qui, con un tocco che ha ricordato un po' quelli di Ronaldinho, che fregava un po' sia la barriera che il portiere avversario. Dall'altra parte Pazzini, eccolo qui, vediamo il gol del pareggio dell'1-1 momentaneo di Pazzini, che come possiamo vedere anche nella grafica della classifica marcatori, chiedo alla regia di postare, ecco qui la grafica della classifica marcatori, è primo con 8 reti realizzate in 8 giornate. Ricordiamo anche che Pazzini si è fermato per alcune giornate, un paio di giornate anche contro l'Avellino, esatto. Era in panchina, non ha giocato. Nonostante questo viaggia una media di un gol a partita, 3 doppiette nelle ultime 3 partite, quindi 6 reti segnate, 2 di rigore, qualche rigore in più per continuare a rimpolpare la classifica personale. Però siamo reduci da un europeo perso per i calci, certo, di rigore, quindi è difficile anche realizzarli i tiri dal dischetto. Pazzini che, Alfonso, è venuto a mancare un po' lo scorso anno al Verona in Serie A, sono venuti a mancare i suoi gol, forse chiuso da Toni, più che chiuso altro, anche da qualche infortunio di troppo. Lo stesso Toni è stato infortunato 3 mesi. Di troppo, però ecco, si sta facendo davvero valere invece in Serie B, e il Verona, è inutile nasconderci, è l'accreditata più importante. Sarà la schiacciasassi del campionato, credo, il Verona, esatto. Più forte del Cagliari, secondo me, di La Stella, e più forte anche del Palermo di Iachini di 2 anni fa. Io credo che Pazzini è fuori categoria, cioè giocatore fortissimo per la B, forte per la Serie A, quindi stiamo parlando di un attaccante sicuramente di indubbio valore che trascinerà su un dei reti il Verona in Serie A. E di quella classifica marcatori c'erano la Mantiglia e Caputo, che già hanno castigato la difesa dell'Avellino. Caputo in gol nella gara di Chiavari persa 2-0, e la Mantiglia in quella vinta dall'Avellino per 3-2 nel secondo minuto di recupero. Poi c'è, come dicevo, Morosini, che forse che non è un attaccante, è la più, ma segna, esatto, quanto un attaccante. È la sorpresa più bella forse di questa classifica marcatori, perché Pazzini, Ritteri e Caputo sono delle vere prime punte. Anche la Mantiglia non è proprio una prima punta, gioca dall'esterno sinistro, si accentra nell'area di rigore. La Mantiglia, che anche Lega Pro a Foggia ha fatto bene, io lo ricordo già dai tempi di Bucaro contro l'Avellino che giocava, e quindi giocatore che a me è sempre piaciuto e che si è trovato forse in B un po' con qualche anno di ritardo, però darà certamente la sua per la Pro Vercelli in questo campionato. Lo anticipavi tu, il Brescia che ospiterà la Salernitana nel prossimo turno di campionato. Parliamo proprio dei Granata di mister Sannino, che sono reduci dalla vittoria nel derby contro il Benevento, il primo dei 6 derby in programma quest'anno, con le 3 campane protagoniste, 2-1 solo nel finale, la rete del Benevento che ha modificato il risultato, ma non
la quantità di punti invece incassata dalla Salernitana, che ha vinto, ha migliorato la sua classifica e sicuramente ha salvato la panchina di Sannino, che traballava già da un po' di giorni. Ma Salernitana, che ha vinto il derby poi in maniera netta, è stato grande protagonista Gori, il portiere del Benevento, perché Cragno era impegnato con l'Under 21. Salernitana che ha avuto 4 palle gol, come vediamo nelle immagini, nelle prime 20 minuti di gioco, nei primi 20 minuti di gioco, quindi credo il risultato sia abbastanza netto. 2-0 poteva essere ancora più rotondo, poi 2-1 il gol di Lucioni all'87esimo ha riaperto un po' la gara, spaventando i circa 20.000 presenti all'Arechi. Però la squadra di Sannino ha giocato davvero una grandissima partita, forte in tutti i reparti, un grande Zito in forma, l'ex Avellino, ha giocato veramente un gran derby. Lui poi risente questi derby, le partite in bordo di cartello, lui cerca sempre di caricarsi la squadra sulle spalle, lo ha fatto benissimo fornendo l'assist a Della Rocca, già al suo secondo gol in campionato dopo quello messo a Vicenza. Un altro ex Avellino nella stagione 2007-2008, ha giocato con la maglia dei Lupi, stagione poi disastrosa, culminata con la retrocessione dei Lupi, con in panchina Calori e Carboni. Però, stando al derby dell'Arechi, cornice di pubblico favolosa, a Salerno rispondono sempre presenti quando bisogna sostenere la squadra. Ci ricordiamo quello con l'Avellino, erano circa 25.000, in 20.000 domenica pomeriggio, in 25.000 contro il Verona, in 15.000 contro il Trapani. A Salerno hanno fame di calcio e la piazza sta rispondendo alla grande, nonostante sia contro Lotito, che non fornisce formazioni che la piazza merita. Secondo, però al di là delle critiche, anche guardando l'organico della Salernitana, possiamo dire una squadra, Zito, c'è Rosina, c'è Donnarumma, c'è Perico, c'è Mantovani, c'è Carelli, c'è squadra veramente Bernardini, squadra costruita per fare bene. Tarracciano tra i pali forse uno dei migliori portieri della Serie B, mentre nelle uscite pecca un po' nelle uscite, ma anche da Avellino due stagioni fa il suo tallone d'Achille sono proprio le uscite. Però, come dicevi tu Carmine, la squadra della Salernitana è costruita, vitale anche sulla sinistra, è costruita per far bene, e io credo che alla lunga può arrivare anche nei playoff la squadra di Sannino, perché il tecnico ex appunto del Carpi, ex del Catania, ha un palmarès non proprio entusiasmante, però conosce la categoria e sa quello che vuole, quindi possono dormire sonni tranquilli rispetto ad Avellino e ai tifosi della Salernitana, perché hanno stravinto un derby, hanno battuto il Benevento, imbattuto poi tra oltre 20 giornate ufficiali, quindi possono veramente ritenersi più che soddisfatti i tifosi della Salernitana. Abbiamo visto Sannino anche si fa valere anche con gli addetti ai lavori, con i giornalisti, qualche conferenza stampa davvero infuocata con i giornalisti di Salerno. Però ci facciamo raccontare tutto proprio da uno dei giornalisti della Salernitana, vale a dire Massimiliano Grimaldi di 8 Channel, redazione Salerno, che ha fatto un po' il punto della situazione soprattutto dopo il 2-1 ottenuto dai Granata contro il Benevento, e ha anche presentato la sfida contro il Brescia. Ascoltiamo. Massimiliano, è tornata la serenità in casa salernitana, la vittoria sul Benevento ha addolcito la classifica e ha salvato la panchina di Sannino. Sì, è stata una vittoria importante quella di domenica nel derby della Arechi tra Salernitana e Benevento, non solo per i 3 punti che, come ovviamente sottolineavi tu, hanno dato più tranquillità alla classifica dei Granata, ma anche per la prestazione espressa dagli uomini di Sannino, che nel primo tempo hanno messo in difficoltà un Benevento che, ricordiamo, arrivava da una serie di risultati utili consecutivi veramente eccezionale, non perdeva dallo scorso campionato, ma soprattutto era una delle squadre che in questo inizio di stagione non aveva mai perso, quindi una prestazione importante, una prestazione che ha visto anche alcuni elementi spiccare. C'era per esempio Luiz Felipe Marchi, che esordiva alla Arechi, un giovane brasiliano difensore centrale classe 97 che ha esordito, diciamo, con la ciliegina sulla torta, perché il suo secondo gol è stato poi quello che ha propiziato la vittoria dei Granata. Ma anche una prestazione, direi,
anche una prestazione molto buona perché è riuscito a tenere botta agli attaccanti del Benevento. Ovviamente nella ripresa il Benevento è venuto fuori come era prevedibile con l'ingresso di Cissé. La squadra di Baroni ha messo in difficoltà la Salernitana che però pur prendendo il classico e il solito gol da calcio da fermo è riuscita però a tenere bene il campo e a portare a casa questo risultato importantissimo. Ecco, lo hai anticipato tu, Massimiano, protagonista di giornata, il giovane brasiliano Ramos Marchi, gol al debutto, segno che Sannino può contare su un organico profondo e affidabile. Sì, anche questa è una, come ti dicevo, una nota lieta della giornata, un esordio con gol, ma un esordio importante sotto il profilo della prestazione soprattutto. Diciamo che si continua a tracciare un po' la linea iniziata lo scorso anno con Bagadur, per esempio, che è entrato in gioco lo scorso anno quando a un certo punto mancavano tutti difensori centrali, si era fatto male Bernardini, si era fatto male Schiavi e quindi era rimasto solamente il giovane Bagadur che ricordo oggi fa parte della rosa del Benevento, è stato gettato nella mischia e da lì ha praticamente conquistato la maglia da titolare. Si continua diciamo seguendo questo solco dei difensori centrali giovani che arrivano alla ribalta del panorama calcistico grazie alla formazione Granata e adesso c'è questo giovane brasiliano, come ti dicevo, classe 97, che già a Brescia potrebbe strappare ancora una volta una maglia da titolare. Sabato la Salernitana farà tappa a Brescia, affronterà una delle rivelazioni di questo avvio di stagione. Sugli spalti, considerato il gemellaggio, l'amicizia tra le tifoserie, si respirerà aria di festa. In campo però sarà tutta un'altra storia. Sì, sugli spalti ci sarà sicuramente aria di festa. Voglio ricordare che in settimana, prima del derby con il Benevento, si è giocata una partita a Salerno in favore di un bambino, Francesco Pio, un bambino che soffre di una malattia molto rara, dove si è praticamente scesi in campo Salernitana contro una rappresentativa della curva sud siberiana per la raccolta fondi per questo bambino. E la stessa partita si è giocata anche a Brescia con il Brescia Calcio contro una rappresentativa della curva dei tifosi del Brescia, sempre per raccogliere questi soldi in favore di Francesco Pio. Quindi questo per sottolineare proprio l'amicizia forte che c'è tra i tifosi della Salernitana e quelli del Brescia. Ci sarà sicuramente festa sugli spalti, ma ovviamente, come dicevi tu, in campo si va per portare a casa punti importanti. Il Brescia è in serie positiva da ben 4 turni, 3 pareggi e una vittoria. Ha battuto il Cittadella che era al primo posto in classifica in quel momento, lo è ancora adesso, e poi 3 pareggi importanti con Carpi, Bari, e quindi sicuramente è una squadra che in questo momento ha trovato la quadratura del cerchio e che sta veramente giocando un buon calcio, quella di Brocchi. Ci sarà qualche defezione ovviamente anche per la Salernitana che però recupera Ogier che contro il Benevento non c'è stato, quindi vedremo poi Sannino quale schieramento tattico sceglierà contro le rondinelle, ma sicuramente si va lì per portare a casa un risultato positivo. Le ultime di Massimiliano Grimaldi da Salerno, che ringrazio per la sua disponibilità. Allora, Salernitana che sorride, Benevento che invece si ferma dopo 7 risultati utili consecutivi in Serie B, oltre a quelli della passata stagione, quando ha vinto il campionato di Lega Pro, sconfitta la Rechi per 2-1. Però Alfonso, Benevento partito davvero forte sulle ali dell'entusiasmo generate da un'attesa che durava da 87 anni, primo campionato di Serie B, da un mercato estivo davvero Faraonico. fatto in un certo modo dal presidente Vigorito, che non ha lasciato nulla al caso, una sconfitta che però non cambia, credo, le carte in tavola per i Sanniti.
Ma assolutamente no, mercato faraonico quello del presidente Vigorito a Benevento, calciatori del calibro di Ceravolo e Falco, forse in B, sono un lusso come tetto ingaggi perché l'ex Bologna Cesena percepisce tantissimi quattrini, anche l'Avellino ci ha provato quest'estate, però non è bastata l'offerta generosa del padron Taccone per portarlo a casa, lui che voleva fortemente questo calciatore che ci ha punito anche l'anno scorso nell'ultima Con di Cesena. campionato col Cesena, esatto, segnando una doppietta. Poi Ceravolo che ci ha punito anche lui con la Ternana al Partenio l'anno scorso, costando poi la panchina a Tesser nello 0-2 del Partenio in notturna. Benevento che ha costruito, ha preso Buzzecoli, pupillo di Baroni a Novara, ha preso Cragno, retrocesso con il Lanciano, però una seconda giovinezza, nonostante giovanissimo poi tra l'altro di età a Benevento, in difesa c'è Lucioni, c'è Pezzi, c'è Cipsa a Cipsa a centrocampo. centrocampo decisivo con il Novara. E poi a me piace, lo dicevamo anche prima, durante l'intervista a Massimiliano Grimaldi, piace tantissimo Ciciretti, a mio avviso un calciatore che nel giro di qualche anno possiamo trovare sui palcoscenici della Serie A. Ciciretti, scuola Roma, se non erro, ha giocato nella Cararese 4 anni fa, quando vincemmo il campionato, che aveva anche Machigua, Cararese poi costruita per fare bene, poi retrocessa, però Di Buffon, la Cararese sì, di Buffon. Buffon, esatto. Cioè Ciciretti che già nella gara vinta da noi in Toscana fece ammattire il duo Fabbro-Giosa, quindi era giovanissimo, 19 anni, quindi comunque un calciatore dai piedi buoni, dal diciamo palato sopraffino, in campo, diverte, segna, fa segnare, quindi Benevento che ha tutte le carte in regola per divertirsi, per stupire, come l'Avellino di 3 anni fa di Massimo Rastelli che per un pugno poi di mosche non ha preso i playoff persi a Padova. Benevento invece squadra quadrata, nonostante usi un 4-3-3 spregiudicato, subisce poche reti, 0 gol subiti a Bari, ne ha fatte 4, 0 gol subiti con il Novara, un grande Cragno, poi ha vinto, cinico. Benevento che ha perso forse punti per strada a Carpi, preso un gol assurdo il Benevento e in casa con la Provercelli, poi altrimenti la macchina perfetta di Baroni davvero era fenomenale e precisa, impeccabile tutte le domeniche. Benevento che ha battuto anche il Verona 2-0 in casa, quindi veramente una squadra che può dire la sua, può far sognare i tifosi dopo 87 anni, dicevi bene Carmine, non hanno mai Terzo posto in solitaria, un anche il punto in punto di meno, penalizzazione esatto, sarebbero stati 15 quelli ottenuti ottenuti da sul Benevento, campo, due quindi. punti di media a partita, quindi credo che la squadra giallorossa sia la vera sorpresa del campionato, oltre a Cittadella, perché Cittadella ha già disputato negli ultimi 20 anni 10 campionati di B. Invece Benevento è sorpresa, è il primo anno di B e Vigorito non è uno che si accontenta. Se a gennaio Benevento sta lì e può ballare il tango, Vigorito ballerà tango, salsa, merengue, comprerà il meglio che il mercato può offrire sulla piazza, nella piazza e quindi credo nel Benevento che può divertirsi, può far sognare una piazza che ha fame di calcio come quella appunto di Salerno, ma anche ad Avellino purtroppo siamo un po' un periodo negativo, sperando di risorgere, però parlando dei Sanniti credo che senza neanche un pizzico di invidia, perché io credo che nel calcio chi spende merita. Benevento ha speso, Vigorito crede nel progetto, Baroni ha sposato il progetto, allenatore di categoria, calciatore di categoria e società di categoria, nonostante sia all'esordio Certo. nella cadetteria, però ben assemblata, c'è davvero tutto il presupposto per Insomma, le fare bene carte in a Benevento, regola esatto, tutte le carte in regola. per fare bene, poi anche un allenatore che negli ultimi anni o ha sfiorato i playoff, vedi Lanciano, vedi Pescara con l'esonero arrivato proprio ad Avellino dopo il 3-2 del Partenope Lombardi, oppure ha disputati con il Novara e quindi un allenatore che conosce bene le zone nobili della classifica. Abbiamo analizzato quindi l'andamento e le ultime da Salerno e da Benevento. Noi ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Vi aspettiamo in studio per la seconda parte di Beinside. Ed entriamo in studio per la seconda parte del nostro primo appuntamento con Beinside. Al mio fianco Alfonso Marrazzo. Nella prima parte abbiamo analizzato un po' quello che è avvenuto nelle parti alte della classifica, Cittadella, Frosinone, Verona, Benevento, la vittoria del derby
della Salernitana, ci spostiamo un po' verso la metà classifica, agli estremi della zona playoff, dove troviamo il Pisa. Situazione incredibile quella che vive il Pisa già da diverse settimane, già da dopo la vittoria nei playoff contro il Foggia, una iscrizione a rischio, l'iscrizione poi è arrivata, però intanto i problemi societari sono proseguiti con il presidente Petroni che ha rifiutato l'offerta di Pablo Dana. Adesso alla porta del Pisa ha bussato un gruppo lombardo intenzionato all'acquisto della società. Intanto Gattuso e una buona parte dei tesserati sono stati spinti a chiedere la messa in mora della società per diverse mensilità non pagate dal club nerazzurro. Nelle ultime ore sembra esserci stata una leggera schiarita, ma a Pisa i tifosi, i calciatori, lo stesso Gattuso vogliono fatti più che parole. Intanto però Alfonso, la società allo sbando, però una squadra che è lì all'ottavo posto in classifica, 12 punti ottenuti in queste prime 8 giornate di campionato, con un organico davvero ridotto all'osso, 13-14 giocatori, poi tutti giovani, davvero si fa fatica a giocare in queste condizioni, però il Pisa ha dimostrato che si può farlo e si può farlo anche bene. Ma il Pisa incarna l'animo battagliero del suo allenatore Rino Gattuso. Pisa che è partito in campionato con una settimana di ritardo dopo la gara appunto sospesa a Terni, poi persa nel recupero. Pisa che poi ha vinto con il Novara a Empoli davanti a 12.000 pisani, quindi comunque anche lì c'è voglia di fare calcio. Poi Pisa, società storicamente sempre presente nella massima serie anche in Serie B, quindi non è una piazza che scopriamo di certo noi, Carmine, però società allo sbando, calciatori che stanno scendendo in campo di sabato in sabato anche a spesa loro, perché Gattuso nelle varie conferenze stampa ha dichiarato appunto che alberghi paga lui, ad alcuni calciatori ha pagato personalmente qualche stipendio, Lazzari ha firmato un contratto al minimo sindacale, un giocatore come Lazzari che ha giocato con la media di Fiorentina, Carpi in Serie A, comunque un calciatore importante per la categoria, ha sposato un progetto Pisa forse spinto da Gattuso, verso il sì, però se posso dire ad Avellino, quando la società qualche anno fa era allo sbando, anche i risultati erano allo sbando. Io credo che il calcio è fatto per veri uomini. A Pisa questi ragazzi stanno dimostrando di essere davvero uomini, nonostante non percepiscono uno stipendio, vanno a giocare e lottano per la maglia fino alla fine. Questi calciatori, per quanto riguarda i tifosi del Pisa, sono da elogiare, ma dal primo al 105esimo minuto, all'ultima giornata. Se il Pisa trova essere così, sarà confermato appunto che la società non passi la mano da Petroni a un'altra cordata, credo che il Pisa rischi la Lega Pro, oppure Abodi che ha dichiarato che non c'è nessuno che vuole salvare il Pisa, e ha ragione, però anche il campionato poi ne andrà a risentirne, perché se una società senza soldi, senza testa, senza né coda, va a giocare poi il sabato e può falsare un campionato, meglio che il Pisa venga appunto retrocesso già a dicembre, in modo che si regolarizzi il campionato, perché ci sono squadre che appunto hanno perso contro il Pisa, faccio l'esempio del Novara, dell'Ascoli, però si ritroveranno poi con punti in meno queste squadre poi alla fine del campionato, se la situazione però non sarà ripristinata a Pisa. Se invece, dicevo, la società non sarà presa da nessuno. Io credo che la Lega farà di tutto per estromettere dal campionato il Pisa, nonostante non lo meriti. Sì, si può anche rischiare di rovinare un campionato, perché se le cose dovessero di nuovo saltare, dicevamo prima, sembra esserci una schiarita con la società che dovrebbe provvedere nei prossimi 2 giorni a pagare una parte delle mensilità arretrate, onde evitare la messa in mora del club, altrimenti davvero il Pisa potrebbe anche rischiare di non concludere il campionato e si vedrebbe appunto costretto a non disputare le restanti gare di campionato. Tu lo hai detto bene, alcune squadre, magari perdendo contro il Pisa, hanno perso punti in classifica e altre rischierebbero, tra virgolette, rischierebbero davvero di
vedersi regalare 3 punti per partite non disputate. Noi ovviamente per la regolarità del campionato, anche per un senso di sportività, ci auguriamo che a Pisa vada tutto per il verso giusto, lo meritano i tifosi, sempre uniti, vicini alla squadra, anche ad Empoli hanno seguito perché l'Arena Garibaldi era chiuso, era uno stadio inagibile fino a poche settimane fa. E lo merita anche la squadra con Gattuso, che si è davvero fatto portavoce di tutte le difficoltà del club. Pisa però fermato dalla SPAL 1-0 ad andare a segno una vecchia, neanche poi vecchia, tanto vecchia, conoscenza del calcio biancoverde dell'Avellino, che è entrato nella top 5 dei 5 gol più belli dell'ultimo turno. Allora andiamo a vedere di chi si tratta, andiamo a vedere anche le altre 4 perle dell'ottava giornata. Abbiamo visto le 5 reti più belle dell'ultimo turno di campionato, a partire da quella di Arini con la maglia dello SPAL sul campo del Pisa, al quarto posto Litteri in Città della Frosinone, al terzo di Carmine Ainoi in Perugia Avellino, la prima delle 2 reti dell'attaccante biancorosso Umbro, al secondo posto il gol di Pazzini, quello su azione, altro su calcio di rigore, al primo posto non poteva non esserci Brienza del Bari. Prima di concentrarci sulla classifica, poi mi dirai se sei d'accordo, Alfonso, sulle prime 5 posizioni, sulle 5 reti più belle dell'ultimo turno. Bisognerebbe anche parlare un po' di Mariano Arini, che a Ferrara si sta mettendo in mostra, sta mettendo in mostra anche le sue qualità che ad Avellino abbiamo imparato ad apprezzare negli anni in cui ha vestito il biancoverde, autore della rete vittoria della SPAL sul campo del Pisa, una vittoria importantissima per gli estensi che porta alla firma proprio di Mariano Arini. Ma Mariano, che io conosco personalmente, quando ha lasciato Avellino, io mi sono lasciato andare in qualche lacrimuccia perché lui è un calciatore passionale che dà tutto, dal primo al 90° minuto, un calciatore che io personalmente non avrei mai venduto in Serie B, perché è un calciatore che può essere utile a tante squadre, può rinforzare appunto dirette concorrenti, come la SPAL, la lotta alla salvezza. Quindi calciatore di indubbio valore, nonostante Avellino sia stato criticato per una stagione e mezza. Mariano Arini ha avuto dei problemi personali che la piazza comunque ha capito, però nella passata stagione è stato mortificato, a mio avviso, in modo gratuito, per scarso rendimento, scarso attaccamento. Invece lui, da capitano, è andato in gol contro il Brescia l'anno scorso, ha siglato 5 reti nel primo anno di B, una doppietta al Padova. Gol, Simile, molto il simile. primo simile all'inserimento, allora l'assist fu di Pisacane.
questo di Pisa, un gol alla Mariano Arini di inserimento, piedi buoni. Credo che Mariano Arini sia anche a Ferrara già idolo della tifoseria. Io leggo vari forum dedicati alla Serie B e quando scende in campo Mariano Arini sono contenti i tifosi della SPAL. Siamo stati contenti ad averlo noi, però permetto di dirmi criticato in maniera indegna nella passata stagione. Anche io personalmente l'ho criticato per qualche partita sottotono perché l'abbiamo accusato di che non correva, non ci metteva la grinta, che effettuava il ciclo, però io vedere un Mariano Arini in quelle condizioni, il centrocampo dell'attuale, mi viene ancora da piangere, ancora di più. Mariano Arini che sta facendo quindi le fortune della SPAL. A Già ha primo siglato due posto, reti quest'anno, già due reti in questo avvio di stagione. Abbiamo visto invece al primo posto la perla di Brienza con il Bari. Io ti chiedo, sei d'accordo con le prime cinque posizioni, le cinque reti? assolutamente sì. Quella di Pazzini è favolosa perché è gol proprio da punta, stop a seguire, tiro ad incrociare. È un gol che un altro attaccante, a mio avviso, non avrebbe mai segnato in Serie B. Uno come Pazzini li fa. Poi Brienza invece è la seconda perla di fila, anche a Brescia. Lui ha siglato una rete strepitosa da fuori area all'incrocio dei pali, da fermo, come il gol con l'Entella. Se vediamo bene lo stop di Brienza nel calcio d'angolo, vedete lo stop, adesso salta l'avversario facile La palla con un resta lì, sombrero, la palla la palla resta lì. resta lì attaccata al piede, la calcia con una felicità estrema, l'incrocio dei pali, ha tolto la ragnatela della curva sud del San Nicola, della porta, e quindi un gol bellissimo da far rivedere alle scuole calcio ai più piccoli. Ecco, al di là della rete di Brienza, il Bari ancora una volta ha frenato in casa, questa volta per merito della Virtus Entella. Qualche giornata fa ne prese 4 dal Benevento, ha vinto una sola volta in casa Con il Cesena, se non sbaglio. sì, con il Cesena al terzo turno 2-1, ha perso all'esordio contro il Cittadella. Un Bari di Stellone, Alfonso, io ti chiedo, sempre un po' l'eterna incompiuta del campionato, sempre una delle squadre più accreditate al salto di categoria. C'è il rischio che anche quest'anno, nonostante un organico davvero incredibile, perché abbiamo visto Brienza, ma c'è Maniero, ci sono C'è tanti altri Martigno, c'è De calciatori, Luca. può davvero ripercorrere la strada, diciamo, negativa dal punto di vista delle ultime stagioni e quindi magari anche agguantare la zona playoff e poi però mancare il salto di categoria. Ma purtroppo sì, perché io sono uno che vede il calcio, soprattutto la B, a 360 gradi. Il Bari però è anche sfortunato, perché appunto adesso è una traversa, poi non riesce a scrollarsi forse di dosso questo peso che è la Serie B. A Bari cercano la Serie A ormai da Gianni Di Ventura, dopo la retrocessione del 2011, quindi credo che la piazza pugliese è stufa della B e sta facendo molte pressioni sia sulle società paparesta. Adesso, però, se non sbaglio, ha cambiato Sì, metto presente, gestione. sì. Esatto, cioè, non ricordo il nome del presidente, però hanno cercato di effettuare un'altra campagna acquisti importante. Renato Brienza, che a 37 anni sta tornando di nuovo decisivo a Bari dopo l'esperienza in A con Atalanta e Bologna. C'è Stellone in panchina che ha vinto la B 2 anni fa e ha Fortissimo. sfiorato la salvezza nella passata stagione. C'è un portiere Micaj che dopo il rigore parato a Castaldo non ha Non ha più perso il posto, sì. esatto, ha giocato tutte le partite. C'è rumeno, se non sbaglio, il portiere barese, anche in orbita nazionale dopo Tatarusano, mi sembra. Quindi ci sono i calciatori per reparto di Cesare indietro per far bene, però la squadra non riesce a portare punti a casa. È un po' un paradosso quello del Bari, che sta vivendo stagioni di alto livello, però non riesce a ottenere proprio quel salto di qualità. Un po' come lo Spezia, il prossimo avversario dell'Avellino. Lo Spezia sono Esattamente. anni che è nell'orbita playoff, però sul più bello si perde. E il Bari, però, credo che alla fine arriverà a giocarsi il posto per la Serie A. Poi sarà il campo a decidere se i Galletti tornino nella massima serie o meno. Manca ancora 34 giornate, è Esatto, è un campionato ancora lunghissimo. davvero Però lungo. sulla carta la squadra c'è. La squadra c'è, è costruita davvero bene, affidata a un allenatore che, come dicevi tu, 2 anni fa ha vinto con il Frosinone, l'anno scorso un allenatore di Serie A, sempre con il Frosinone, quest'anno si è rimesso in gioco in una piazza davvero calda come quella Bari. di Bari. Ci spostiamo dalla metà classifica
al fondo della classifica, dove troviamo una formazione, l'unica formazione fino a questo momento ancora non aver vinto una partita, e vale a dire il Trapani, che ha conquistato solo 5 punti, uno in meno dell'Avellino, che ha vinto una sola gara contro la Pro Vercelli. Il Trapani è ancora a secco di vittorie, 5 pareggi, 3 sconfitte, i primi 5 pareggi tutti nelle prime gare di campionato, e ancora a 0, una situazione davvero delicata anche a Trapani. La scorsa settimana è successo davvero di tutto, con l'incendio che ha colpito e danneggiato, ha quasi distrutto la macchina di Serse Cosmi, che poi è partito alla volta dell'Umbria per stare accanto alla sua famiglia. Ci facciamo spiegare tutte le ultime in casa a Trapani, sia per quanto riguarda le ultime dal campo che le ultime dall'ambiente siciliano, da Laura Spanò dello Sportivo Magazine. Ascoltiamo. Laura, 4 mesi fa la Serie A ha sfiorata, ora il Trapani è sul fondo della classifica, 0 vittorie in 8 gare. Quali sono i motivi della crisi? Diciamo che quello che si pensa a Trapani è che ci troviamo di fronte a un gruppo ancora giovane, nuovo, quasi nuovo per la, diciamo, la maggior parte, non coeso completamente, e quindi questo può aver fatto la differenza. Ci sono state, a questi poi bisogna aggiungere anche alcuni infortuni davvero importanti, Petrovic, vedi Citro, vedi persone, diciamo, giocatori, diciamo, che hanno fatto la differenza anche nell'altro campionato appena trascorso, e quindi insomma questo ha messo in difficoltà questi nuovi ragazzi. Però noi sappiamo che il Trapani è anche capace di fare grandi miracoli, lo ha fatto lo scorso campionato. Se noi pensiamo all'andata dello scorso campionato, non è che insomma, anche prima in altri campionati, insomma, abbiamo avuto anche difficoltà. In ogni caso i ragazzi hanno giocato. Per quanto riguarda il Cittadella, hanno fatto un tiro in porta e hanno fatto gol, mentre al farsi la partita, insomma, sono stati i ragazzi del Trapani Calcio. Così come Latina ha fatto un tiro in porta e ha fatto gol. Manca forse la consapevolezza di poter ribaltare il risultato, cosa che invece avveniva in occasione del campionato 2015-2016. Sono state settimane difficili, considerando anche quanto accaduto a Serse Cosmi. Il tecnico ha preferito restare dando un chiaro segnale alla piazza. Guarda, questa settimana è stata terribile, al di là delle diciamo, di come sono andati poi i risultati delle partite. L'incendio della macchina di Serse Cosmi ha messo in grande difficoltà in ambasce, non solo la squadra, che ha continuato malgrado tutto ad allenarsi, quindi con quella cappa sempre addosso, l'emozione, diciamo anche il non sapere che cosa stava succedendo, il fatto che stesso che Cosmi poi ha chiesto insomma alla società di andare insomma anche a chiarire con la famiglia quello che stava, secondo lui, stava accadendo. Ci sono delle indagini in corso, indagini che devono seguire il loro corso, perché comunque indagini che devono essere fatte, così come ho anche spiegato ad altri colleghi, perché insomma era intervenuta la squadra mobile della Digos, non significa che insomma è un incendio, deve essere per forza di cose un incendio doloso, è un atto dovuto prima di tutto, perché il mister, l'allenatore di una squadra, di un personaggio pubblico, ma è un atto dovuto comunque per problemi anche di natura normale di assicurazione, un atto dovuto che viene fatto ad ogni singolo cittadino. Certo, ha messo in ambasce tutta la tifoseria e soprattutto la squadra, ma non credo che questo abbia portato, diciamo, un documento, nel senso di i ragazzi sono scesi in campo, abbiamo visto, hanno giocato, sono stati poco fortunati. Lunedì al provinciale arriva la Ternana, inutile dirlo che la vittoria è l'unico risultato a disposizione del Trapani. Ribadisco, stamattina parlavamo proprio giusto di questo anche con Ceramitaro. La Ternana è una squadra che, come noi, insomma, è un punto da noi, quindi arriva pure per vincere.
l'appello che lui ha fatto ai compagni è stato: bisogna vincere, e sarà una dura battaglia anche per, sarà una durissima battaglia quella di lunedì sera, perché anche la Ternana arriva con la voglia di vincere, di riscatto, anche loro insomma sono in bassissima classifica in compagnia quasi nostra, però ha detto ai ragazzi e ai suoi compagni che malgrado sarà la battaglia, sarà durissima, bisogna vincerla, vincerla in tutti i modi, ma vincerla e vincerla per tutti. E quindi ha spronato, così come l'ho fatto stamattina stesso, lo stesso mister, stamattina il primo allenamento, senza Coronato, tutti presenti senza Coronato, perché diciamo, lo sappiamo, ha avuto un'altra ricaduta, un altro infortunio, diciamo che quello che si chiede è la consapevolezza che bisogna scendere in campo sapendo di potercela fare, e probabilmente in questo momento manca proprio questo, il fatto di poter fare il risultato. L'abbiamo visto a Latina, 3 gol probabilmente dalla parte nostra facilissimi, ma mancati, che potevano fare la differenza. Abbiamo ascoltato quindi le parole di Laura Spanò, che ringrazio per la disponibilità e per le ultime che arrivano direttamente da Trapani. Alfonso, dicevamo prima delle parole di Laura, un Trapani davvero sfortunato, al di là delle prestazioni, al di là dei risultati, con la vittoria ancora non è arrivata a Trapani, però tanta sfortuna anche in campo, ma soprattutto per quanto concerne i calciatori più importanti, perché davvero sono infortunati, forse i 4 calciatori più forti che ha a disposizione Cosmi, vale a dire Citro, vale a dire Petkovic, Coronado e Scozzarella, davvero si fa fatica poi a vincere sul campo senza la qualità di 4 calciatori come loro. Ma sicuramente in B non puoi permetterti di avere calciatori di questo rango fuori rosa. Da Avellino mancava anche Ceramitaro, in aggiunta a questi 4, e Barilla che non ha giocato. Altro quindi importante. Sono 6 che sono mancati a Cosmi in queste prime 8 giornate. Credo che la squadra siciliana stia pagando lo scotto della delusione della passata stagione, che la Serie A svanita in casa con il Pescara per un soffio, dopo che il primo tempo vinceva 1-0, Citro aveva illuso tutto il popolo granata, poi il gol capolavoro di Verre ne ha bloccato gli entusiasmi. Io credo che Trapani stia pagando questo. Anche l'Avellino di Rastelli ha sfiorato la A Bologna, poi nella passata stagione alti e bassi, Tesser, Marcolito, abbiamo rischiato la Lega Pro fino a 4 giornate dalla fine. Credo che Trapani stia vivendo lo stesso ripetersi incubo. Non è mai facile, poi ripetersi a certi livelli, cioè, ma la B, in finale di playoff, siccome noi amiamo vedere il calcio, come dicevamo prima, a 360 gradi, la B ci insegna che primo anno Latina, finale playoff persa con il Cesena, si è salvato all'ultima giornata. Vicenza di Marino, playoff l'anno scorso, si è salvata all'ultima giornata con l'Erda. La stessa cosa vale per l'Avellino di Rastelli, Tesser, Marcolin. Il Trapani lo scorso anno Serie A sfiorata, adesso sta vivendo un incubo. Solo le squadre di rango, tra virgolette, come il Pescara, sono, che hanno fatto sempre playoff, Serie A, playoff, sono ripetute. Diversamente il Bari ha sempre cercato di fare i playoff, lo Spezia, però per quanto riguarda le matricole, nessuna mai si è ripetuta dopo una grande annata l'anno precedente. Quindi Avellino, Latina, Trapani hanno pagato quel Cesena. Diverso, perché la squadra che si porta un blasone è già importante. Avellino, quindi dicevo, Latina, Trapani pagano lo scotto di annate entusiasmanti, e poi poi vanno a pagare dazio l'anno addietro, l'anno dopo, che appunto partono con i favori dei pronostici come squadre appunto accreditate per far bene, e poi si ritrovano lì a sottovalutare un campionato che poi diventa rischioso, perché se il Trapani non riesce a vincere, poi si innesca un circolo vizioso dei calciatori, che uno spogliatoio poi si disunisce, tante componenti che poi fa sì che la squadra va in paura, e quindi l'allenatore poi è l'unico a pagare il tecnico, come si sa nel calcio. Però credo che poi le vittorie sono le medicine
giuste per uno spogliatoio. Se non vinci, poi la squadra può andare in paura e poi si fa davvero tragica la situazione a Trapani. Abbiamo visto sì anche un paio di occasioni davvero sciupate sotto misura. Prima Barillà, ancora prima abbiamo visto un'occasionissima nel primo tempo che ha fatto disperare Cosmi. Cosmi che davvero ne ha passate tante la scorsa settimana, lo dicevamo prima delle dichiarazioni della collega Laura Spanò che abbiamo ascoltato, una macchina incendiata per motivi diversi che però poi hanno fatto un po' ricondurre il tutto magari a qualche vendetta dei tifosi trapanesi dopo le dichiarazioni di Cosmi, dopo la sconfitta interna rimediata due giornate fa, che quando proprio il tecnico umbro attaccò un po' la piazza, che aveva fischiato i calciatori, qualcuno aveva anche abbandonato lo stadio prima del novantesimo, poi questo avvenimento, diciamo, triste, brutto nei confronti dell'allenatore del Trapani. Le indagini stanno facendo il loro corso, però comunque nonostante tutto, aspettando ancora quali siano i motivi, le motivazioni dell'incendio che ha colpito e ha danneggiato l'auto dell'allenatore del Trapani, Cosmi è rimasto in sella alla squadra, non ha mollato, non molla in un momento di difficoltà, sta difendendo i suoi calciatori anche dopo la sconfitta contro il Latina, un po' come sta facendo Gattuso a Pisa, abbiamo parlato poco prima, quindi due allenatori di carattere che stanno mettendo la loro esperienza a servizio di due piazze che non se la passano bene per motivi differenti. Abbiamo visto prima la top 5 dei gol più belli dell'ultimo turno, andiamo a vedere anche invece qualcosa di divertente, qualcosa agli antipodi della bellezza del calcio, vale a dire i lisci, qualche episodio simpatico che ci mette a disposizione la Lega di Serie B. In questo caso qui c'è un errore dell'attaccante del Sansone. Novara, Sansone anche come Falco nel mirino dell'Avellino in estate, tanti errori sotto misura, qui vediamo anche un Drago scatenato, allenatore del Cesena, un errore della difesa del Vicenza che ha cambiato allenatore. Esatto, è subentrato Bisoli al tecnico Lerda, sì, dopo l'ennesima sconfitta in trasferta, dopo il pareggio poi a reti bianche che con l'Avellino il Vicenza è stato sconfitto e quindi ha cambiato guida tecnica, ma anche a Vicenza non se la passano bene economicamente, Carne. Anche lì c'è una società un po' invisibile, tra virgolette. Io, abitando nel Veneto qualche stagione fa, ho avuto modo di conoscere colleghi vicentini e dicevano che loro non sanno chi è davvero al comando e il timone di quella società. Io credo che a Vicenza sia una squadra non formidabile, forse in avanti ha qualcosa di interessante, però è una squadra che lotterà fino alla fine per ottenere la salvezza. Poi di errori tecnici in B purtroppo negli ultimi anni, esatto, questo è un gol clamorosamente fallito dal Trapani, ce ne sono abbastanza errori evidenti, davvero difensivi banali, di pezzi, questo errore di pezzi, palla orizzontale lo insegnano tutti, a mai nel calcio a passare in orizzontale, e ecco, stava costando appunto il 3-0 al Benevento. Poi magari se le poi dopo il gol di Lucione la riapriva, pezzi sarebbe stato perdonato, però poi ha rischiato il tracollo con quella giocata, e Bisoli quel gesto di stizza, perché fa capire proprio, ma se siamo in Serie B a questi livelli vuol dire che veramente siamo alla frutta. Abbiamo visto quindi un po' di errori provenienti dall'ultima giornata di campionato, in particolar modo errori commessi dalla difesa, qualche errore invece anche sotto porta, quello del Trapani, lo dicevamo anche prima, che davvero poi è costata la sconfitta ai Granata contro il Latina. Allora andiamo a vedere adesso cosa accadrà nel prossimo fine settimana, nel prossimo turno del campionato di Serie B, che si aprirà con l'anticipo di domani tra Cesena e Spal alle 20:30, poi a seguire sabato alle 15 il programma vede Ascoli Verona, Avellino Spezia, Brescia Salernitana, Carpi Latina, Perugia Cittadella, Pisa Vicenza, Virtus Entella Benevento, poi invece domenica alle 15 il posticipo domenicale tra Frosinone e Bari, alle 17:30 invece sempre di domenica c'è
Il derby piemontese tra Provercelli e Novara chiuderà il programma lunedì 20:30, la sfida tra Trapani e Ternana. Alfonso, io ti chiedo, tra queste 11 sfide, tralasciando Avellino Spezia, quale credi possa essere la partita più importante del prossimo turno? Allora, più divertente secondo me è Intilla-Benevento, perché le squadre di Breda e Baroni giocano un 4-3-3 a specchio, veloci, frizzanti, giocatori di qualità, c'è un Tremolada nell'Entilla davvero da seguire fino all'ultimo. E poi di interessante c'è Frosinone e Bari, se non erro, quindi sì, domenica. Domenica pomeriggio, quindi una partita dall'alto contenuto tecnico invece, dalla caratura tecnica importante, quindi può promettere scintille, gol e divertimento assicurato. E vedremo allora cosa accadrà nel prossimo weekend nel campionato di Serie B. Noi siamo in chiusura del nostro primo appuntamento con B-Inside. Io ringrazio Alfonso Marrazzo. Grazie a voi. Volevo salutare due tifosi dell'Avellino, in particolar modo Pietro Di Santo da Caserta e la tifosa Maria Napolitano. Grazie a voi per l'invito. Siamo quindi in chiusura. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Siamo infinito. Serie B con te.it, il campionato degli italiani.